fai un passo avanti, cioè tu devi essere felice. Ieri l'ha fatto, fatto, c'è un pezzo, c'è un mese con la faccia triste, basta. Vuoi essere comodata da tutti? Vuoi che stiamo tutti lì, Rosalinda, Rosalinda? No, davvero non ci sarà più. Basta, per me no. Ma basta. Diciamo che non ha mezzo di sud italiano. No, cioè, no, lei prende una sua posizione. No, prende una posizione, faccio il 10, che sia l'altra sbagliata, lei è sicura in questo momento della sua posizione. Io la voglio tantissimo bene. Però in questo momento voglio che lei scelga di vivere qualcosa di bello, non sarò io quella di fare vivere male, perché non, no. Però con questo atteggiamento però lei non può viverla benissimo, perché... Perché credo che le cose possono andare di passo, certo. Ma posso uscire esempio come Enrico e Paolo e Giulio, perché... Cioè, una cosa non esclude l'altra, può avere questo feeling con lui e allo stesso tempo continuare in amicizia con te, è giusto, no? Daiani, non possono andare di pari passo le cose? Possono andare di pari passo, cioè dopo la nomination di Giulia no, per me no. Beh, ma adesso si può, ma mi sembra, no, di rivedere la cosa di Sonia, no. Ragazzi, non si può, no, dai, non si può. Cioè, se cose, troppo imprevedibile, non mi piace. Tra l'altro non si può neanche dare la colpa a lei della sua, del suo televoto, perché più persone l'hanno nominata, sì, quindi... Non è, ma non è, so, stessi, non è mai... mi sento instabilizzata con la mia amicizia, ovviamente. Ma tu non puoi mettere in discussione la tua amicizia con lei perché lei magari ha nominato Giulia o non te la sembra? Sono due cose diverse. Tu per lei sei diversa. Come ad esempio volevo dire io anche Pierpaolo e Andrea, io e Pierpaolo e con Andrea sono due cose, io con Pierpaolo sono una cosa, io con Andrea sono due cose. Ma lo sai, non è che Pierpaolo è arrabbiato con lui perché lui ha nominato Giulia, oppure ma secondo me loro, allora la casa mia può essere l'ultima cosa, a prescindere negli ultimi giorni, sì, che stavano già provando loro due, sì, cioè, è quello che devono risolvere all'origine. Cos'è che in questo momento no, in questo non momento fa sì che loro si sentino? C'è niente da risolvere, c'è niente da risolvere, lei deve riprendersi la sua vita in mano. E io non voglio più esserci in mezzo. Tutto questo. Io ho preso la mia decisione. E andavo bene fino in fondo così. Ho deciso da ieri. Voi ci vedremo fuori, ci vogliamo bene e la festa non cambia, però a questo punto io mi dissocio di tutto e voglio che lei adesso faccia il suo percorso. Per passare per quella gelosa? No. Quindi resterà nella tazza frigo dagli anni tutto il tempo? Speriamo un po' la mia ex, perché era mia. Pensavamo di avere due, noi, capito? Pensavamo di avere tutta la stanza blu per noi. Invece no. Però Daiani devo dire che non si sente. No, no, io direi che la notte potresti dormire insieme voi due. Ma perché non abbiamo un letto ciascuno? Esatto, me ne vado. Ridere ieri che ti ha detto dormi con me, no, 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 io quel letto non ci dormo, ma lei ci può dormire perché è finalista, no, papà, no, ma con me non funziona, è certo, è finalista, no, amore, tutti sono usciti da quel letto, no, tutti, ma faccio un calcolo, sì, fatti il calcolo, sì, non credo, sì, ma da quello più, cioè facendo il calcolo delle persone, da quello più persone, tutti. Ragazzi, proprio possiamo dire che allora il letto dove dorme, dove dormono Daiani, cosa dire, è stato il letto delle persone che sono state divine in casa.
Fausto Leali, Stefano Pettarini e Paolo Rossi. Tre giorni, 10 giorni. Esatto. Sono il letto delle persone che sono state meno tempo in casa. Fausto Pettarini e Paolo Rossi. Anche io più con te, ma sono una due settimane. Ma dove ce l'hai gli occhiali tu? Dagli anni? Ma figurati. Ragazzi, devo dire che tra tutti qua veramente abbiamo borse, abbiamo Chanel, tutto. Allora io non voglio tornare a Maria Teresa, ma la trasformazione, capito? Se tu dici in 2 giorni non è che puoi aver fatto, no? Ma che appunto! Per dire, no? Per evidenziare il fatto che proprio dormire nel tuo letto in albergo, non c'è da te. Ma con la persona poi... Non lo so, se lei tu dici che ha già visto come sì, per sì, la sì, ma è rimasta a Roma, secondo me, no? Secondo me è andato in albergo. E' andato in albergo, è andato in albergo. Ma chi sta una fama? Ma io devo dormire alla Roma in albergo. A me mio marito mi ha visto dire... Sei piccola! Dimagrita, capito? Io si misurava di nuovo, vedevo ancora di meno. Un altro centimetro in meno, tutto via.